Grazie, grazie, buonasera, buonasera. Buonasera. Molto bello tornare su questo palco dopo un po' di tempo. Qui un po' dove abbiamo iniziato un po' tutto a Cagliari. Facciamo un altro applauso agli Intrepidi Monelle. Bellissimo tornare su questo palco stasera. Buonasera. Qui ho fatto il mio primo spettacolo ufficiale anni fa. Per farvi capire, mi ricordo ero emozionatissimo perché era tipo il mio primo spettacolo ufficiale a Cagliari, in un teatro nella mia città. Ero emozionatissimo. Mi ricordo, abbiamo sponsorizzato la locandina su Facebook per tutta la settimana, e per tutta la settimana c'era questa locandina con la mia faccia e il mio nome, Sandro Capai, scritto a lettere cubitali, per una settimana sponsorizzata su Facebook. E fino a un'ora prima dello spettacolo c'era un solo commento, ed era un tipo che aveva scritto "chi?", quindi non esattamente. Poi in realtà lo spettacolo è andato bene, è venuto un po' di gente, ci siamo divertiti, e alla fine dello spettacolo mi ricordo ero fuori dal teatro che parlavo con delle persone. A un certo punto si avvicina questo tizio che fa "ciao, sono Paolo Saba". Io sono rimasto un attimo spiazzato e lui mi fa "il tipo che ti ha commentato la locandina". Cioè ragazzi, Paolo Saba, uno che commenta la locandina del mio spettacolo, scrivendo "chi?", si presenta fuori da un teatro ad un gruppo di sconosciuti e fa "Paolo Saba, ragazzi, non so se..." Immagino sappiate tutti di chi si sta parlando. Ho detto... Gli ho detto, guarda Paolo, grazie per... Sei l'ultima persona che mi aspettavo di vedere qui stasera. Gli ho detto, grazie per essere venuto, spero tu ti sia divertito. E lui mi fa, e insomma... Gli ho detto, Paolo, ma che cazzo vuoi di preciso da me stasera? Chi ti ha mandato? Che cazzo vuoi da me? E lui mi fa, vabbè, rilassati, mi fa, rilassati, che tanto lo sappiamo come siete voi comici. Mi fa, magari adesso ti vedi anche un pezzo su di me. Gli ho detto, Paolo, pensi davvero di essere così importante? Ed è così che apro ogni spettacolo da quella sera, dedicandolo a Paolo Saba, signore e signori. Poi alla fine quello spettacolo è andato in onda, pensate, su Rai 5. Un canale di cui le persone non sanno dell'esistenza. Quante persone mi hanno visto su Rai 5? La televisione mi ha cambiato la vita, ragazzi. La mia carriera è decollata con Rai 5. Però esiste, ho scoperto il canale culturale della Rai. Ho scoperto il mio spettacolo di stand-up comedy, non so perché, nel canale culturale della Rai. Ok, il mio spettacolo di stand-up comedy che Rai 5 ha definito... uno spettacolo in cui vizi e virtù individuali e collettivi vengono vivisezionati attraverso la lente deformante della satira e dell'ironia. Ragazzi, nel mio spettacolo ci sono 5 minuti sulle scorregge. Questo è come l'ha definito Rai 5. Ci sta, ci sta. Lo spettacolo è andato in onda tipo l'anno scorso ed era tipo un sabato notte di luglio. Vi sconvolgerà questa cosa che sto per dirvi, ma quella sera ho scoperto che le persone che guardano Rai 5 di sabato notte a luglio sono un po' strane, ho scoperto. Mentre lo spettacolo era ancora in onda, e mi scrive questa signora su Messenger. Le persone più strane ti scrivono sempre su Messenger. I DM di Instagram sono un po' più civili, ok? Spettacolo ancora in onda e questa signora mi scrive: "Ah, ti sto guardando su Rai 5, molto divertente, complimenti". E io le dico: "Grazie mille, molto gentile". E lei mi fa: "Ma lo spettacolo è in diretta". Certo signora, lo spettacolo è in diretta, sono questi messaggi che le sto scrivendo che sono registrati, li abbiamo registrati prima di fare lo spettacolo. Questo tipo di persone. Nel mio vecchio spettacolo c'era un pezzo su mia nonna materna, ok, magari qualcuno di voi si ricorda questo pezzo. Quando è finito lo spettacolo, appena finisce lo spettacolo, la prima chiamata che ricevo è una chiamata di mia nonna paterna, incazzata nera. Perché ha visto lo spettacolo, ha visto il pezzo su mia nonna materna, poi ha visto tutto il resto dello spettacolo in attesa di un pezzo su di lei che non è mai arrivato. E quindi dal giorno mia nonna mi chiama ogni tot e vuole per forza che io scriva un pezzo su di lei e mi stressa costantemente. Vuole per forza che scrivo un pezzo di lei, mi chiama e mi dice: "Beh, allora Alessandro, come va la stand-up comedy? Come hai scritto nuove routine? Nonna, dove hai imparato la parola routine? Quanto stai studiando la stand-up comedy ultimamente? Cosa sta succedendo?" E quindi vuole per forza che io scriva un pezzo su di lei, mia nonna. E niente, questo è il pezzo su mia nonna. Prossimo argomento. Come va? Questo era... Niente.
Le dico, nonna, l'ho fatto, ho preso l'applauso. Bellissimo. Come va? Come sta andando questo strano periodo in cui sembra che siamo usciti dalla pandemia? Ed è strano perché lo stiamo dicendo in un momento in cui stanno aumentando i casi. È molto strano questa cosa. Perché, cioè, più che altro come società abbiamo deciso che una pandemia non finisce quando sconfiggi un virus, ma quando i casi aumentano non ce ne frega più un cazzo. È lì che una pandemia finisce. È così che funziona, abbiamo scoperto. Cioè, non sto dicendo che non dobbiamo più averne paura, cioè, anche perché io parlo da ipocondriaco, però cioè, ormai la paura a noi c'è passata a livello viscerale. Cioè, ormai in giro la gente parla del Covid come se stesse parlando tipo della candida. Cioè, una roba che se vai a vedere l'abbiamo avuto un po' tutti. Cioè, siamo passati a vicenda alle feste. È stato... Qualcuno l'ha avuta e ha fatto finta di niente. Si è svegliato con uno sfogo sul cazzo e ha detto no, è che ieri avevo il pene sotto l'aria condizionata tutto il giorno. Ed è questo, è stato questo. L'unica differenza che c'è fra il Covid e la candida è che nessuno ha mai detto una frase tipo no, ma allora io il preservativo lo uso ancora, ma non tanto per me. Ma più che altro paura che se magari la prendo io la candida, magari io la prendo in forma lieve, però paura che poi magari la passo a mia nonna, tipo, ok? Nessuno l'ha mai detto, quasi nessuno. Ora che ci penso, questo è il pezzo su mia nonna. Ok, questo è il pezzo su mia nonna. E ormai un po' la paura c'è passata, però io sono ipocondriaco, per me questi 2 anni, non so, per me sono stati un inferno. Cioè io sono ipocondriaco e essere un ipocondriaco e ritrovarsi all'improvviso nel bel mezzo di una pandemia è un po' come essere uno dei casalesi all'improvviso Roberto Saviano diventa sindaco di Napoli, ok? Più o meno è la stessa cosa. Io mi ricordo quanto mi cagavo sotto agli inizi. Mi ricordo la prima volta che ho preso un aereo durante la pandemia. L'Italia era tipo in lockdown e dovevo prendere un aereo per lavoro. E mi ricordo, era molto strano perché era in lockdown tutto il mondo, ma negli aerei era il 2019. Era molto strano. E mi ricordo aereo tutto pieno, tutti attaccati, e io in panico e disperato che pensavo ma quanto era bello quando il problema negli aerei era il terrorismo islamico. Quanto era più facile, ragazzi? Cioè, non c'erano terroristi islamici asintomatici. Cioè, in genere, se il tipo affianco a te in aereo era un terrorista islamico, a un certo punto del volo te ne saresti accorto. Cioè, era immediato. Non è che ti svegliavi 10 giorni dopo con la gola tagliata e dicevi cazzo, vuoi vedere quello affianco a me in aereo? Era un terrorista islamico. Non succedeva questa cosa. Non succedeva. Il problema è che pure se ci passa la paura del Covid, io sono ipocondriaco a 360 gradi, cioè io non sto tranquillo mai per niente. Cioè, allora, per farvi capire, a me mi basta che mi guardo una puntata di Esplorando il corpo umano ed entro in ansia, ok? Questo è quando sono ipocondriaco, ok? Cioè io sono... Ci sono ipocondriaci stasera? Ok, un po', esatto. Vabbè, potevo anche non chiederlo, cioè, si vede dalle mascherine FFP2 in sala che... Non c'era bisogno di chiedere. Ma io non so se anche voi avete questa cosa. Io sono il tipo di persona che appena ha un dolore a qualsiasi cosa della sinistra del proprio corpo pensa che è infarto. Subito. E appena un dolore a destra penso non solo mi sta venendo un infarto, ma ho anche il cuore a destra a quanto pare. Quindi doppio problema, doppia paranoia. Quindi io vivo costantemente con l'ansia che mi venga un infarto, costantemente con quest'ansia. E da poco ho scoperto che fra i sintomi dell'infarto c'è l'ansia. L'ansia! E questa cosa mi ha messo un sacco di ansia. Ora come faccio a sapere se è solo ansia o se mi sta venendo un infarto? Non lo sappiamo, è un dilemma. Cioè, tipo, è nato prima il principio di infarto o l'attacco di panico? Non si sa. Però è così, cioè se voi davvero, cioè se andate a guardarvi i sintomi dell'infarto tipo su mypersonaltrainer.it, io... Nessuno è ipocondriaco, però mypersonaltrainer.it lo conoscono tutti. Molto bella questa cosa. Molto bella. Per chi non lo conoscesse, mypersonaltrainer.it è il Salvatore Aranzulla dell'ipocondria, ok? È un sito che in genere tocca il picco degli accessi alle 4 del mattino. Alle 4 del mattino siamo tutti lì. Siamo tutti lì su mypersonaltrainer.it. E un'altra cosa che ho scoperto... Questa cosa ve la dico per... la potete usare per terrorizzare i vostri amici ipocondriaci maschi. Ho scoperto che se non hai mai erezioni mattutine significa che hai problemi cardiocircolatori. Ho scoperto questa cosa. Adesso ogni mattina quando mi sveglio con un'erezione mi faccio una sega pensando al mio apparato cardiocircolatorio in ottima salute. È una cosa bellissima.
Bellissimo. Ormai ogni erezione la colgo con un grande sospiro di sollievo, ormai. Ogni erezione è una festa, ormai, ogni tipo di erezione. Mi immagino sono con una ragazza, non mi viene duro, entro in panico e lei mi fa, ma no, ma, cioè, tranquillo, può succedere. E io, no, non hai capito quanto è grave questa cosa. Non ci stiamo capendo. E lei, ma no, ma, allora, stasera ci divertiamo, ok, ti giuro, faccio tutto quello che vuoi stasera. Davvero, tutto quello che voglio, tutto quello che vuoi. Ok, chiamo un'ambulanza. Se... chiamo un'ambulanza. Chiamo una mia amica, facciamo una cosa a tre. Chiama questa tua amica se questa tua amica è una cardiologa, ok? Altrimenti non ho bisogno della tua amica in questo momento, va bene? Ed è complicato poi quando sei ipocondriaco, non so se gli ipocondriaci in sala possono confermare, è complicato quando sei ipocondriaco il rapporto che hai coi medici. È un rapporto di amore e odio che hai. Perché quando sei ipocondriaco è come se dentro di te convivessero tipo Roberto Burioni e un Novax contemporaneo. Perché io sono il tipo di persona che dall'inizio ha detto subito: no, no, ma dobbiamo vaccinarci tutti, dobbiamo fidarci della scienza, dobbiamo fidarci dei medici, dobbiamo vaccinarci tutti subito. Poi vado dal mio medico che mi dice: no, allora quel dolore al petto è solo un dolore intercostale. Me ne vado pensando: questo pezzo di merda mi nasconde qualcosa, ok? Qualcuno lo sta pagando per farmi credere che non sto avendo un infarto in questo momento. È un complotto verso di me. È un complotto. È strano, cioè tu da ipocondriaco vuoi continuamente farti visitare dai medici, però poi non credi a una sola parola di quello che dicono. Cioè un ipocondriaco con i medici è tipo un misogino con le donne, tipo. Cioè tu i medici li odi, però di tanto in tanto vuoi che ti vedano nudo, diciamo. Più o meno è la stessa cosa, più o meno è la stessa cosa. E quindi avete fatto molto bene a tossire in questo momento, perché era il momento giusto. Quindi sono una persona che soffro molto di ansia in generale, è il motivo per cui ho iniziato ad andare dalla psicologa da un po' di tempo. E quando vai dalla psicologa scopri un sacco di cose, perché, cioè, te lo immagini in un certo modo, poi quando ci vai è molto diverso da come te lo immaginavi. Ad esempio, io non so perché, ma ho sempre dato per scontato che, tipo, quando sei dalla psicologa, tu parli e lei prende appunti, ok? Ho sempre dato per scontato questa cosa. In realtà, la mia psicologa non prende appunti. Cioè, io parlo e lei non prende appunti. Non so se poi quando esco inizia a scrivere velocissima per parlare di dimenticarsi tutto. Però lei non prende appunti. Io parlo e lei non prende appunti. A me questa cosa mette un'ansia. Cioè, la stessa ansia di quando sei, tipo, al ristorante e il cameriere non ha il blocchetto quando prende gli ordini, ok? Cioè, io ho sempre la paranoia che poi la volta successiva vado dalla psicologa, mi siedo e lei mi fa: beh, allora, dicevamo, lei è il pedofilo, giusto? No, il pedofilo credo che sia al tavolo a fianco. Io soffro di ansia, non ci siamo. La mia psicologa è una stronza che mi fa fare un sacco di cose stronze. Cioè, tipo, una cosa che mi fa fare molto spesso è, tipo, quando le dico che devo affrontare un qualcosa, una situazione che mi mette molta ansia, lei mi fa sempre questa cosa che mi dice: ok, allora, dimmi a voce alta, di questa situazione che devi affrontare, qual è la cosa peggiore che può succedere? Grazie mille, dottoressa, questa cosa mi aiuterà tantissimo. Grazie davvero. E questo gioco me l'ha fatto l'ultima volta, prima di trasferirmi a Milano. Io mi sono trasferito a Milano e prima di trasferirmi ero da lei e le dico che ero in ansia per il trasferimento, eccetera. E mi dice: ok, allora dimmi, qual è la cosa peggiore che può succedere? E io le dico che cade l'aereo, probabilmente. E lei mi fa: ok, allora facciamo così, la prossima volta che ci vediamo, vediamo se alla fine questa cosa si è avverata o se era solo un'ansia ingiustificata. Va bene, dottoressa, mi lasci dire grazie al cazzo, però, perché... cioè, non è che cade l'aereo e adesso poi la prossima volta torno da lei urlando dicendo: beh, allora, chi aveva ragione? Chi era il pazzo? Chi era il pazzo? Cioè... se l'aereo cade e lei continua a vedermi nel suo studio, la pazza è lei, dottoressa, quindi attenzione. Quindi vivo costantemente con l'ansia e ultimamente ho l'ansia che sto invecchiando. Mi sento che sto invecchiando. Cioè, non mi sento vecchio, ok? Ho 29 anni, non mi sento vecchio. Però a 29 anni ti accorgi che il tempo inizia a passare molto più in fretta. E poi a 29 anni mi sono accorto che ormai sono entrato in un'età in cui gli assassini che hanno arrestato quando ero bambino sono usciti di prigione. E non per mala giustizia, ma perché si sono fatti gli anni che dovevano farsi e adesso sono persone libere e hanno il diritto di esserlo. Questo è quanto sono vecchio. Quanto una sentenza per omicidio, praticamente. Questa è l'età che ho, più o meno. E invecchiando mi sta succedendo una cosa stranissima. Cioè, non so perché, io ho sempre dato per scontato che
tu cresci e con l'età diventi sempre più freddo e più cinico. Invece mi sta succedendo l'opposto. Non so se anche a voi sta succedendo questa cosa. Cioè, più cresco all'improvviso piango per le cose. Mi commuovo per le cose. Soprattutto quando bevo. Cioè, quando bevo è devastante. Mi bastano due birre e poi basta che qualcuno metta Fix You dei Coldplay. E io piango come un coglione. È assurdo, è assurdo. Mi succede questa cosa, tipo l'ultima volta che mi sono sbronzato tantissimo, quando tipo il picco della mia sbronza stava, ero al picco della sbronza quella sera, e praticamente finisco al tavolo in quel momento con un tizio che conoscevo a malapena, e lui in quel momento decide di aprirsi a me e raccontarmi tutta la sua vita, e mi dice che il suo sogno nella sua vita era sempre stato quello di aprirsi una pizzeria, ok? Questo era sempre stato il suo sogno, e mi racconta che ad un certo punto della sua vita, grazie a una legge che aveva fatto Bersani, lui aveva esaudito il suo sogno ed era riuscito ad aprirsi una pizzeria. Io mi sono messo a piangere per questa cosa, ma non per questo tizio che aveva esaudito il suo sogno, io mi sono messo a piangere per Bersani. Cioè, io pensavo, chissà quanto sarebbe felice Bersani di sapere questa storia. E quella sera ho capito che devo smettere di bere, e io... Quindi sto smettendo di bere grazie a Bersani. Un'altra cosa che farebbe felice a Bersani, molto probabilmente. Ma il modo classico in cui ti accorgi che stai invecchiando è che vedi i tuoi genitori invecchiare all'improvviso. Cioè, io mi ricordo, nel caso dei miei genitori è stato un giorno preciso, ok? Cioè, si sono rincoglioniti da un giorno all'altro. E adesso mia madre fa questa cosa ultimamente, che lei vuole avere ragione in qualsiasi conversazione, cioè anche la più stupida lei deve portare a casa la conversazione, e a volte pur di vincere la conversazione è disposta a inventarsi le bugie più demenziali pur di vincerla. E quindi a volte faccio questa cosa, che mi invento delle teorie strane solo per vedere quanto è disposta a mentire pur di vincere la conversazione. L'altro giorno eravamo a pranzo insieme e io dal nulla tiro fuori questa teoria e dico: secondo me la morte di vecchiaia non esiste. Lei mi fa: ma come non esiste? Ma certo che esiste. Io dico: no, cioè non esiste, cioè muori a 80-90 anni, però cioè ti becca qualcosa, non è che muori di vecchiaia così in generale. Mia madre subito si punta e mi fa: no, la morte di vecchiaia esiste, ne sono sicurissima, esiste. Gli ho detto: davvero? Ma esiste? Ok, allora se ne sei così sicura, dimmi una persona che conoscevi che è morta di vecchiaia. E lei mi fa: beh, nonna Annetta. Ora mia nonna è viva, ragazzi. Le ho detto: ma nonna Annetta è viva? E lei, giuro, mi risponde: sì, no, ma nel senso, morirà di vecchiaia. Cosa, ma come? Hai viaggiato nel tempo, ma fammi capire. Dimmi che hai viaggiato nel tempo, sembresti meno pazza in questo momento. Ora, è giusto che sappiate che questa battuta l'ho scritta 2 anni fa. Nel frattempo mia nonna è morta, ed è effettivamente morta di vecchiaia, signore e signori. Mia madre aveva ragione. Mia madre aveva ragione. L'ho presa per il culo per 2 anni, e alla fine aveva ragione lei. Al funerale erano tutti distrutti, tranne mia madre che veniva da me e diceva: beh, allora, chi aveva ragione? È morta la persona che ti ha partorito, potresti fingere... Le persone non sanno delle nostre strane conversazioni a tavola, potresti fingere dispiacere, grazie. Mio padre invece, mio padre è quel tipo di persona, quel tipo di padre che deve fare il maschio alfa a tutti i costi, il duro in ogni situazione, non so se avete presente quel tipo. Cioè, se la mascolinità tossica avesse una bandiera, ci sarebbe la faccia di mio padre al centro di quella bandiera, ok? Cioè, per farvi capire, mio padre si vergogna ad ammettere che stava guardando un film. Non lo so perché. Lui sta guardando un film e tu entri in soggiorno e lui cambia canale, mette Sky Sport, tipo: pa, stai guardando un film? No, assolutamente, figurati. Assolutamente no. Non lo so perché. C'è solo un film che mio padre ammette di aver visto, e quel film è Gran Torino di Clint Eastwood. Questo è l'unico film che secondo mio padre è sufficientemente etero da poter ammettere di averlo visto. Perché mio padre ha questa paranoia che se scopriamo che ha visto un qualsiasi altro film pensiamo che gli piace il cazzo, e quindi ha questa paranoia mio padre. E mio padre è sempre stato quel tipo di persona lì. Però da un po' di tempo questa persona non esiste più, perché adesso abbiamo preso un cane e mio padre si è rincoglionito totalmente, è uscito di testa per questo cane. Mio padre parla con questo cane. Questo cane ha 6 mesi, mio padre parla con questo cane. Io ho 29 anni, mio padre non ha mai parlato con me. Mio padre
mio padre parla con questo cane. Non so cosa stia succedendo qua da me. Non lo so. Ed è strano che con mio padre abbiamo questo rapporto, perché ad esempio abbiamo uno splendido rapporto con mio nonno paterno. Splendido. Parliamo tantissimo con mio nonno paterno. Abbiamo un sacco di cose in comune con mio nonno paterno. Una su tutte, neanche lui ha mai parlato con mio padre. Quindi ci confrontiamo molto spesso su questo tema. E da poco sono andato a trovarlo e ho scoperto questa cosa. È strano perché lo scopro solo ora. Ho scoperto che mio nonno è daltonico. Ok, ho scoperto questa cosa. E ora... io sono un idiota, ok? E io ho sempre pensato, mi sono sempre chiesto, ma come fanno i daltonici a capire che sono daltonici? Perché, cioè, per me era una roba del tipo, se una cosa la vedi di un colore, fine. Cioè, non è che pensi, e se invece fosse di un altro colore? Cioè, no. Almeno, io che sono ipocondriaco me lo chiedo spesso quando guardo i colori, però una persona normale non se lo chiede in genere. Quindi io l'ho chiesto a mio nonno, gli ho detto, nonno, ma... tu come hai fatto a capire che sei daltonico? E lui mi ha dato questa spiegazione, mi dice, e vedi, io questa arancia non la vedo arancione, la vedo sul verdignolo. E io gli ho detto, ok nonno, però quella che mano è una mela, quindi sei sicuro che il tuo problema sia il daltonismo, nonno? Non è che... Non è che semplicemente fatichi a distinguere la frutta, e non era quello il problema, magari era questo. Poi nonno, verdignolo, non sono sicuro che tu sappia cos'è il verde a questo punto della conversazione. Adesso il verdignolo addirittura, le sfumature vede adesso, all'improvviso. Poi allora, perché questa cosa mi ha stupito che mio nonno è daltonico? Perché mio nonno, e giuro che questa cosa è vera, noi comici mentiamo tantissimo sul palco, giuro questa cosa è vera, mio nonno è daltonico e per tutta la vita come mestiere ha fatto l'elettricista. Giuro. Io me lo immagino con i colleghi che fa, allora signori fate attenzione, il cavo rosso va col cavo verdignolo. Non... Non c'è nessun cavo verdignolo qua. Come no, e questo cos'è? Quella è una mela, non sappiamo... Quindi era questo il problema di mio nonno. Lo so. E quindi adesso abbiamo preso un cane ed è ancora cuccia ed è nella fase in cui fa un cazzo di casino e mangia qualsiasi cosa, distrugge qualsiasi cosa. E a volte facciamo questa cosa che tipo quando stiamo cenando, vogliamo stare tranquilli, la mettiamo fuori in cortile, in cui comunque ha la sua cuccia, ha tutti i comfort. Però lei questa cosa che deve stare in cortile non la sopporta. E ogni volta in qualche modo riesce a buttare giù la grata che separa il cortile dalla camera da letto, poi fa tutto il giro della casa e torna in cucina da noi tutta contenta, come se niente fosse. Tutta scodinzolando, tutta come se niente fosse. Quasi come dicesse, ragazzi è successa una cosa assurda. Praticamente mi avete chiuso fuori in cortile per sbaglio. Però tranquillo, ho risolto da sola. Non fate quelle facce, davvero. Facciamo che mi date un pezzo di pizza e io vi perdono, ok? E siamo pari, tranquilli. È così, ho un cane. Cioè, chi è che ha cani qua? Un po' di gente. Ok, un po' di gente. Stavo pensando, secondo voi i cani ci rimangono male quando vedono che ci laviamo le mani dopo che li abbiamo accarezzati? Perché? Io ogni tanto, cioè, tipo, cerco di farlo di nascosto. Cioè. E dico, no, ma è per il Covid, lo sai, sono ipocondriaco. È per quello. E lei mi guarda sempre come dire, ma allora cosa ti sei vaccinato a fare? Perché il mio cane è Novax, ho un cane Novax, ho scoperto. Anche se in realtà lei ci tiene sempre a dire che non è Novax perché è solo contro questo vaccino. Cioè il vaccino della leishmaniosi l'ha fatto, ok? Quindi c'ha solo contro questo vaccino. Quindi dicevamo, sto invecchiando e mi sento che sto invecchiando. Sono costantemente in ansia per ogni cosa. E poi, soprattutto nel 2021, ho fatto la più grossa cazzata che possa fare un essere umano... che non voglio dire italiano perché sono sardo, però che vive in Italia, ok, in questi anni, cioè ho aperto partita IVA nel 2021. Lo so. Quante partita IVA ci sono questa sera? Che okay, 2021 anche tu, 4 o 5. Pochi comunque, perché comunque sono le 10:30 di sera, a quest'ora sono in ufficio a lavorare le partite IVA, quindi non sono qui a vedere la stand-up comedy.
Adesso vivo costantemente in ansia per questa cosa. Cioè, non so se che tu confermi. Io adesso, da quando ho la partita IVA, ho costantemente l'ansia di evadere il fisco per sbaglio. Cioè, ogni volta che io incasso una fattura, metto da parte i soldi per le tasse. Se rimane qualcosa per me, penso, io non so come, ma sto frodando il fisco in questo momento. Io andrò in carcere per frode fiscale, non so come. Non lo so come, ma è così. E quando apri partita IVA è strano, perché succede questa cosa stranissima che non importa di che estrazione sociale eri prima, ma quando apri partita IVA diventi automaticamente borghese all'improvviso, ma senza aver fatto i soldi, ed è molto strano. Cioè, io all'improvviso sono diventato tipo individualista, cioè ho preso tutti gli elementi negativi della borghesia, sono diventato tipo individualista, contrario alle tasse, tipo, penso solo al profitto. Tutto questo però rimanendo comunque un povero di merda, cioè, è molto strano, molto strano. E poi con la mia commercialista sto diventando tipo, cioè ormai sono tipo un ex fidanzato stalker, cioè. Le mando messaggi vocali lunghissimi a orari improponibili, cioè tipo, sono le 11:30 di sera e io tipo prendo il telefono e le mando un vocale in cui dico robe tipo, allora senti, io mi sono reso conto di aver fatto un errore, ok? E solo tu puoi dirmi come posso rimediare, va bene? Ti prego, dimmi come posso rimediare, per favore, vengo da te e ne parliamo, ok? Sto venendo da te, va bene, sei ancora in ufficio, vero? Lo vedo, sei ancora in ufficio, c'è la luce accesa, sto salendo, lo vedo, sto salendo. Mi denuncerà prima o poi, mi denuncerà per questa cosa, mi denuncerà. E poi... Allora, io ci ho provato, ok, a lavorare come dipendente. Non è finita molto bene, ok? Soprattutto perché poi da dipendente facevo molta fatica a rapportarmi coi colleghi ogni giorno, no? Anche perché poi non so se ci avete fatto caso, ma in certe aziende sembra che c'è tipo una legge che ti impone che in un'azienda può esserci solo una persona di sinistra. Ogni volta tocca a me fare quella persona. È molto complicato. Pensa se ci fosse davvero questa legge che arrivi in un'azienda il primo giorno di lavoro e pensi che non c'è già la persona. Non sai che c'è già la persona di sinistra e quindi dici tipo una frase di estrema sinistra. Dici tipo, secondo me gli stranieri non vanno sterminati. Cioè è proprio una frase estrema. E il capo ti dice, no tranquillo, abbiamo già una persona che si occupa di dire queste cose strane nell'azienda. Non ti preoccupare. Beh, allora sterminiamoli, per carità, per carità. Terminiamo. L'applauso allo sterminio degli stranieri, vabbè. E c'è questa cosa, quindi ho sempre questo problema con i colleghi, perché poi, cioè, tu, quando, cioè, con i tuoi colleghi non ci vuoi litigare, ok? Perché comunque li devi vedere ogni giorno, no? Quindi non vuoi litigarci, però allo stesso tempo, quando senti che magari dicono delle robe sessiste, omofobe, razziste, tipo, vuoi, tipo, uscirne pulito dalla conversazione, no? Però a volte è molto difficile uscirne pulito da certe conversazioni, molto difficile. Cioè, vi racconto questa cosa, giuro, questa cosa è vera. Praticamente, un giorno ero a lavoro in un ufficio e c'era il collega a fianco a me in ufficio e viene a trovarlo un suo amico. Questo collega si avvicina a me col suo amico e giuro, mi dice, l'hai mai conosciuto un frocio? Come fai a uscirne pulito da una domanda del genere? Cosa faccio? Rispondo di sì e sto accettando un linguaggio che non voglio accettare. Ma metti che rispondo di no e lui mi fa, ma come nel 2021 non hai amici gay, all'improvviso sono io quello omofobo? Come fai a uscire pulito da una domanda del genere? Mi sono licenziato ed ecco come ho perso il lavoro, ecco come è andata. Una volta una persona dal pubblico mi ha urlato, bevi un sacco, potresti avere il diabete, grazie mille, quello che ha bisogno di sentirsi dire un ipocondriaco durante uno spettacolo, il sogno di ogni ipocondriaco. Grazie davvero. Grazie davvero. Sì, è un periodo complicato, cioè questa discussione sul politicamente corretto, c'è un po' di... Però no, non sappiamo bene come andrà a finire questa cosa, ma io faccio una previsione, ok? Secondo me il 2022 sarà l'anno in cui le battute sui vegani avranno ufficialmente rotto il cazzo più dei vegani. Qualcuno ride, qualcuno mi ha guardato come dire, no, vogliamo prenderli per il culo ancora per qualche anno, non rompere il cazzo, non rovinarci la festa. Lo so, sto perdendo metà di voi con questa cosa che sto dicendo, lo so. Però è vero, cioè nel senso, c'è il cliché dei vegani che rompono i coglioni carnivori, era vero forse un tempo, però ormai, cioè, adesso non solo non è più vero, ma si è capovolta la situazione adesso. Non so se ci avete fatto caso, cioè tutti noi abbiamo quell'amico che non è minimamente in grado di mangiarsi una bistecca
se prima non pubblica la foto nelle storie Instagram della bistecca con la scritta Go Vegan. Tutti abbiamo quell'amico. Io non ho mai visto un vegano che prima di mangiarsi del tofu lo posta su Instagram scrivendo Go Carnivori. Mai successa questa cosa. Mai successa. E quindi adesso si è totalmente capovolta la situazione. Io da poco sono andato a cena con un mio amico che è il classico carnivoro rompicoglioni e una mia amica vegana, ok? Praticamente come andare a cena con Matteo Salvini e Bello Figo, praticamente. Cosa potrà mai andare storto a questa cena? Stessa cosa. Praticamente appena lui scopre che lei è vegana, parte in quarta, teoria del complotto, e dice, ah, sei vegana, vabbè, figurati, ormai siete una lobby voi vegani. Beh, certo, la famosissima lobby dei vegani, questo gruppo di persone che si riuniscono segretamente con l'obiettivo finale di mangiare meno cose. Wow, quanta malvagità questa lobby dei vegani. Attenzione, stiamo attenti. E praticamente lei ordina salsiccia vegana e patate, e lui ha ordinato la stessa cosa solo per dire che la salsiccia vegana non sa di salsiccia. Io non ho mai visto una persona decidere una cosa così in fretta. Non l'ha neanche appoggiato in bocca. Vado tipo, non sa di salsiccia, mi dispiace. Sì zio, perché stai mangiando le patate, non so se te ne sei accorto. Non so se te ne sei accorto, ma è per quello. E poi non so se ci avete fatto caso, ma c'è, da quando c'è questo odio mainstream contro i vegani, questi odiatori dei vegani sostengono di aver rivalutato i vegetariani. Non so se li avete mai sentiti, che dicono robe tipo, cioè lui, questo tizio, ad un certo punto della cena dice, no, ma che poi per me voi vegani siete pazzi, cioè vegetariani, ho un sacco di amici vegetariani, ho un sacco di amici vegetariani, ok? Cioè all'improvviso i vegetariani sono tipo quel fantomatico amico gay contrario al DDL Zan che tirano fuori gli omofobi durante le conversazioni, che non si è capito se esiste davvero. Cioè quello che voglio dire è, fanculo i vegetariani, no. Quello che voglio dire è che, allora, io non sono vegano, ok? Non sono vegano, però secondo me i vegani hanno ragione, ok? Cioè, secondo me i vegani hanno ragione. E il punto è che io dico questa cosa a cena e mentre la dico mi rendo conto che l'ho detta mentre mangiavo un hamburger di Angus al sangue, ok? E realizzo in quel momento che alla fine dei giochi ero l'unico stronzo che mangiava carne al tavolo, perché perfino il carnivoro rompicoglioni stava mangiando salsiccia vegana, ok? Quindi lei, la mia amica vegana, mi fa notare questa contraddizione. Mi dice, ma scusa, ma se pensi che i vegani abbiano ragione, ma allora perché non sei vegano? E io ho preso la sprovvista, spiazzato, non sapevo che cazzo dirle. E il meglio che mi è venuto da rispondere è stato, lo so, è che la carne mi piace veramente un sacco. Che è la classica frase che i vegani amano sentirsi dire. Classica frase. Cioè, allora, voi avete totalmente ragione, però questi cadaveri sono così deliziosi che non riesco a non mangiarli. Classica frase che i vegani amano. Ma perché, allora, nella mia testa c'è sempre stato questo ragionamento idiota che non ha senso, che anche se non sono vegano, però siccome penso che i vegani hanno ragione, allora nella mia testa questo mi metteva moralmente più in alto degli altri carnivori. Ma questa cosa non ha senso! Cioè, sarebbe come se Harvey Weinstein avesse detto, oh ragazzi, è chiaro che per me le femministe hanno totalmente ragione. Ho capito Harvey, però allora perché solo il mese scorso hai molestato 2000 ragazze? Lo so, è che la figa mi piace veramente un sacco. Cioè, non avrebbe senso questa cosa. Femminismo, altro grande argomento di questi ultimi anni. E io sono femminista. C'è una cosa da uomo femminista che dovrei dire, che però non sono molto convinto da questa cosa che dicono spesso gli uomini femministi, e cioè che noi dobbiamo essere tutti femministi perché il patriarcato non opprime solo le donne ma anche gli uomini. Che questa è una cosa vera in parte, perché, cioè sì, è vero, ci sono tutta una serie di comportamenti che gli uomini devono rispettare, devono adottare per essere rispettati come uomini all'interno del patriarcato. È vero, però gli uomini sono oppressi, entrambi siamo oppressi dal patriarcato. A me non mi sembra che siamo proprio sulla stessa barca, cioè da una parte stupri e femminicidi, dall'altra io non posso piangere in pubblico, quindi wow! Stiamo proprio vivendo lo stesso dramma noi, praticamente. Cioè, io non posso piangere in pubblico e se la mia ragazza mi chiede di tenere la borsa, la devo tenere così. Cioè, per il resto gli uomini nel patriarcato se la passano molto bene. Cioè, non ha senso dire questa cosa. Cioè, sarebbe come se i ricchi adesso dicessero, allora, ok, è vero, il capitalismo opprime i poveri, ma anche i ricchi.
Perché è vero, ci sono persone che per colpa del capitalismo letteralmente non possono mangiare, però a volte a novembre c'è poca neve e i ricchi non possono andare a sciare. Quindi, come vedete, siamo praticamente sulla stessa barca, praticamente. Non penso, non credo. E non voglio dire che, cioè non voglio negare che il patriarcato sia un problema anche per gli uomini, però cioè non è che adesso andiamo dalla parte delle vittime e non sappiamo più chi c'era dall'altra parte. Cioè voglio dire, cioè per logica, se questo patriarcato non l'ha voluto nessuno e non conviene a nessuno, chi cazzo ce l'ha messo? Cioè non è che adesso si scopre che il patriarcato è tipo un'imbucata a una festa, che nessuno lo manda via perché tutti pensano che l'ha invitato qualcun altro. E alla fine della festa gli uomini dicono, raga, ma si può sapere chi l'ha invitato il patriarcato? E le donne dicono, ma come, pensavamo che l'aveste invitato voi? E gli uomini, secondo voi noi vogliamo piangere in pubblico? Ma che cazzo siamo, scemi? Non penso sia andata così, non credo che sia andata così. Non penso. Ed è un periodo, sì, un periodo duro, moltissime categorie che vengono odiate, tantissime, cioè vegani, femministe. Ma secondo me la categoria più odiata negli ultimi anni in Italia sono le persone che vanno alle poste prenotando con l'applicazione. Non so se avete presente questa cosa. Pericolosissimo. Non so se l'avete fatto, perché poi adesso col Covid devi fare la fila fuori, no? Quindi tu ti ritrovi costretto a passare in mezzo alla folla, che è già incazzata di per sé, e tu passi in mezzo a quella folla con la paura di essere linciato e passi col telefono in mano facendo guardate ho prenotato, guardate ho prenotato, e mostri il QR code a delle persone che non hanno la minima idea di cosa sia un QR code. Però tu ci provi, glielo mostri, e loro ti guardano sempre molto, molto perplesso, come se tu fossi la prima persona della storia che sta tentando di fare questa cosa, di andare alle poste prenotando con l'applicazione. Ti guardano come dire, cos'è questa novità? Nonostante ogni 5 minuti c'è una persona che ha prenotato con l'app e loro sono in fila tipo da 4 ore. Però è così, ogni 5 minuti il loro cervello si resetta. Cioè, è tipo quei film con Adam Sandler, 50 volte il primo prenotato con l'app. Questa è la loro vita, questa è come funziona la loro testa. E l'ultima volta che sono andato alle poste avevo prenotato con l'app e sono arrivato un po' in anticipo, e dentro c'era la persona che aveva prenotato lo slot prima del mio, ok? E questa persona era una ragazza nera, ok? E perché vi dico questa cosa? Perché se normalmente là fuori sono incazzati i neri quando è una persona bianca a fare questa cosa, cioè quel giorno i vecchietti là fuori avevano la schiuma dalla rabbia, erano incazzati neri, stavano uscendo di testa. Cioè ho detto, vabbè, adesso come questa ragazza esce, questi vecchietti qua davanti si mettono i loro cappucci bianchi a punta, la appendono un palo probabilmente. Ero disperato, come ho visto che uscivo ho detto, che cazzo faccio adesso? Cioè da persona di sinistra stavo già pensando a cosa scrivere su Facebook fondamentalmente. Questo è il massimo che mi è venuto in mente, questo è il massimo che ho pensato. Poi però succede una cosa strana, la ragazza esce e succede una cosa stranissima. Come lei esce e passa in mezzo alla folla, cade il silenzio più totale. Silenzio totale, lei passa, e mentre questa ragazza passava dentro di me avevo una voce nella mia testa che mi diceva, Ale, sembra proprio che una volta che questa ragazza avrà girato l'angolo sentiremo qualcosa di razzista. Ed incredibile, la ragazza gira l'angolo e parte questo delirio razzista. I vecchietti là fuori hanno fondato il Partito Nazional Socialista lì sul posto, fuori dalle poste. Parte questo delirio dove sentivi in questo borbottio razzista, sentivi frasi sparse nel marciapiede, nella folla, e sentivi frasi tipo, cioè fammi capire, noi ti accogliamo in questo paese e tu come ci ricambi prenotando le poste con l'applicazione? Questo è... Complimenti. C'era questo borbottio razzista e senti robe senza senso, cioè robe tipo, no ma se tu prova ad andare nel loro paese prenotando le poste con l'applicazione, non ti fanno entrare, ma perché dovrebbero farti entrare con l'app delle poste italiane poi? Ma perché? Perché? Che c'entra? Poi parte il delirio complottista, che non può mai mancare in questi casi, e un tizio interviene e dice, no, che poi io l'ho vista, quando è entrata non ha fatto vedere il QR code, ha fatto vedere un'immagine a caso e l'hanno fatta passare lo stesso. Beh certo, perché non tutti lo sanno, ma esiste un accordo segreto fra il governo del Senegal e le poste italiane per far saltare la fila a tutti i senegalesi sul territorio italiano alle poste, come tutti noi sappiamo.
La cosa più triste di tutta questa storia è che, tipo, e questo è quanto siamo messi male, tipo, una parte di me era, tipo, grata a queste persone che almeno avevano aspettato che lei se ne andasse prima di insultarla, ok? Questo è quanto siamo messi male. Cioè, dentro di me pensavo, ah, ok, allora esistono razzisti civili in questo paese. Grazie. Grazie Italia, grazie. Grazie davvero. E questo è come siamo messi, ma comunque è pericoloso per tutti. State attenti quando andate alle poste prenotando con l'app. Cioè, secondo me un giorno nascerà un partito populista che proporrà lo sterminio delle persone che vanno alle poste prenotando con l'applicazione. Quel partito prenderà il 90% dei voti. Questa cosa succederà e scriveranno delle poesie un giorno. Scriveranno delle poesie, poesie che faranno tipo... Prima vennero a prendere quelli che prenotavano le poste con l'applicazione. Ma io non dissi niente perché non sapevo usare il Play Store e quindi mi sono fatti i cazzi miei. Succederà questa cosa, succederà. Ma quindi dicevamo, il tempo passa, sto invecchiando e sono fidanzato da un paio d'anni. Ci sono coppie in sala stasera? Ok, voi... Tutti, sono solo coppie stasera. Ci sono, ok, sono solo voi due siete una coppia? Voi due? Vabbè, no, non siamo negli anni Ottanta, due uomini insieme, ma com'è possibile? Come ha fatto a sbagliarsi, non vede? Poteva essere. Voi due al centro? Voi due al centro siete insieme, ok, da quanto state insieme? 12 anni, beh, facciamo un applauso ai nostri amici. 12 anni insieme. E magari in questi 12 anni c'è scappata la scopata col tuo amico a fianco. No. Non hai sperimentato in questo. Va bene così. 12 anni però, cioè 12 anni per fare una metafora aziendale, ormai siete una multinazionale affermata nel mercato delle relazioni, ormai. Perché io sto con la mia ragazza da 3 anni e mezzo, cioè 3 anni e mezzo è un tempo che non vuol dire niente, cioè perché cioè 3 anni e mezzo non sei ancora una multinazionale affermata nel mercato, però non sei più neanche una startup, ok? Cioè 3 anni e mezzo sei più tipo, sai uno di quei negozi che vedi in centro che hanno l'insegna con la scritta sotto insieme dal 2018? Che tu lo leggi e pensi, buon per voi, però sti cazzi, non c'era bisogno di metterlo nell'insegna addirittura, ok? Siamo in quella fase ed le relazioni sono complicate. In generale le relazioni sono sempre complicate e mi fa sempre molto ridere la fase iniziale delle relazioni. Cioè tipo quella fase in cui ci si frequenta e non si è ancora ben chiaro, non è ancora ben chiaro a che punto si è della relazione, se si è ufficialmente una coppia. Molto divertente quella fase perché nessuno dei due vuole sporsi, no? E quindi si crea questa fase di stallo. È molto complicata, però a volte per le ragazze è più semplice, perché a volte le ragazze non si fanno problemi, te lo chiedono, semplicemente. Non si fanno problemi, te lo chiedono. Siamo ufficialmente una coppia, a che punto siamo dalla relazione, è il caso che io smetta di scopare col mio migliore amico. Le ragazze te lo chiedono, non si fanno problemi. Per gli uomini è più complicato perché anche se vogliamo saperlo, abbiamo il patriarcato dentro e quindi dobbiamo fingere che non ci importi, no? E quindi ci accontentiamo di capirlo dagli indizi, no? Cioè diventiamo Sherlock Holmes all'improvviso. Tipo, se lei scorreggia di fronte a te, che è una relazione seria, in genere. L'unico caso nella vita di un uomo in cui una scorreggia è visto come qualcosa che aggiunge serietà ad un contesto. Succede solo in questo caso questa cosa, solo in questo caso. È complicato e un'altra cosa divertente che succede, una cosa senza senso che succede all'inizio delle relazioni è questa cosa che si esce le prime volte e quando si fa sesso si usa il preservativo, ok? Poi ad un certo punto, arbitrariamente, tipo dal quarto appuntamento in poi, si smette di usare il preservativo. Però non è che vi siete mostrati tipo gli analisi a vicenda, cioè così, no, beh, ormai mi conosce, cioè ormai ci conosciamo. Sì, ma nel senso che sai cosa ordina sushi, ma non qual è il collegamento con le malattie sessualmente trasmissibili, cioè. No, vabbè, ormai le ho presentato mia madre, ho capito, ma io sono ipocondriaco, il fatto che una persona conosca mia madre non significa che non abbia la gonorrea, ok? Non vuol dire niente questa cosa. Quando faccio questo pezzo c'è sempre qualcuno che mi guarda come dire: ma in realtà neanche al primo appuntamento usiamo il preservativo, quindi non sappiamo di cosa stai parlando. Ma io lo uso, anche perché sono ipocondriaco, quindi sono ipocondriaco e lo uso in genere. È capitato di fare sesso senza il preservativo? Ora, questa cosa per gli uomini, non so se avete presente questa cosa che a volte succede. Tipo, stai facendo sesso senza il preservativo e tipo,
tu non stai venendo, a un certo punto non stai venendo, però senti che sta uscendo qualcosa e tipo ti fermi e lei ti fa: che c'è? E tu: niente. Non so se... questa era una risata flashback, questa era una risata flashback. Non so se avete presente. Io mi immagino sempre la scena, tipo 2 mesi dopo, con lei che scopre di essere incinta e tu dietro che fai: amore, ti ricordi quella volta che mi hai chiesto che c'è e ho risposto niente? A quanto pare era qualcosa. Nostro figlio, a quanto pare. È così. Che poi il problema è che io queste battute poi le pago tutte, perché la mia ragazza ha visto lo spettacolo, quindi quando stiamo scopando, se anche provo a fermarmi un decimo di secondo, mi fa: che c'è? E io: niente. No, Ale, un cazzo, dimmi che c'è. Non prendermi per il culo, non prendermi per il culo. Comunque poi la roba più complicata dei preservativi è, con la differenziata, nessuno sa davvero dove cazzo vadano buttati, perché se tu parli con delle persone, se tu chiedi a uno ti dice: no vabbè, ma è chiaro, va nella plastica, e quello a fianco: no, va nel secco, è ovvio, è naturale. Quello a fianco ancora di solito ti dice: io di solito lo butto fuori dallo sportello, quindi non so, non sapevo che fosse prevista la differenziata, non lo so. Una volta un tizio fra il pubblico mi fa: io li butto nel caminetto. ho delle domande. Cioè, innanzitutto, d'estate cosa fai? Si accumulano, che cazzo fa? E d'inverno, cioè d'inverno, nel periodo in cui stai scopando tantissimo, cosa succede? Cioè, l'inquinamento mondiale raggiunge delle vette mai raggiunte. Greta Thunberg alle Nazioni Unite disperate dice: ragazzi, non sappiamo che cazzo sta succedendo. È uno stronzo a cuneo che sta scopando più del solito, Greta. Questo è quello che sta succedendo, ecco cosa sta succedendo. Questo pezzo sulla differenziata lo posso fare ovunque in Italia, tranne a Roma, perché non sanno cosa sia la differenziata e non sanno di cosa sto parlando. Mi guardano come dire: in che senso? Il preservativo lo butti dove si butta tutto il resto, cioè lo lanci fuori dalla finestra, un gabbiano lo prende al volo e lo porta nella discarica più vicina. Cioè, in genere è così che funziona. Ma le relazioni sono complicate, sono molto complicate, e a me non mi ha mai convinto le varie alternative che trovano le persone per evitare di stare in una relazione, tipo la buona vecchia scopa amicizia. Se, no, non mi ha mai convinto, cioè ci sono scopa amici stasera? Sono a casa a scopare, cioè non è che vengono qua a vedere la stand up comedy. Però cioè, sappiamo tutti cos'è la scopa amicizia, sì. Cioè, la scopa amicizia è quando due persone che non hanno una relazione fra loro si vedono periodicamente per scopare. È uno dei due segretamente innamorato dell'altro, in genere è così. Questo è un cliché, ma è vero, cioè questa cosa. Io non sono mai stato in una scopa amicizia, ma tutte le volte in cui un mio amico o una mia amica era in mezzo a una scopa amicizia mi ha sempre raccontato una storia in cui uno dei due ci sta sotto, sempre, è sempre così. Cioè è sempre così, poi a volte capita che magari entrambi sono innamorati l'uno dell'altro, ma nessuno, non se lo diranno mai a vicenda e vivranno tutta la vita depressi per questa cosa, e alla fine dei giochi l'unica persona felice da questa relazione sarà la psicologa di entrambi, che avrà lavoro per sempre, ok? Poi per carità, esisteranno le scopa amicizie che funzionano, cioè esisteranno questi rapporti fra due persone che fanno sesso, ma comunque cioè si vogliono bene, vanno d'accordo fra loro, sono sulla stessa lunghezza d'onda. Si chiamano relazioni normali. Avete una relazione? Crescete. Avete una relazione? Crescete. Perché così, cioè, si creano sempre tensioni nelle scopa amicizie, anche nei rarissimi casi in cui davvero entrambi sono d'accordo per una scopa amicizia. Si creano comunque tensioni. A me viene sempre in mente questa storia che è successa a un mio amico. Lo so che i comici in genere dicono tipo: ah, questa storia è successa a mio amico, per non dire che è successo a loro, però questa cosa è successa davvero a un mio amico. Ok, è successa questa cosa. Lui un giorno esce con questa ragazza, fanno sesso, ok? Poi non si vedono per una settimana, si vedono al secondo appuntamento settimana dopo, fanno sesso di nuovo e alla fine di questo secondo appuntamento si accordano entrambi sul fatto che nessuno dei due vuole una relazione, quindi si accordano sul fatto che si mettono d'accordo per una scopa amicizia, ok? Lei però gli dice: guarda, ti chiedo solo una cosa, non dirlo a nessuno.
sapete già come finisce questa storia, perché è finita nel mio spettacolo di stand-up comedy, quindi spoiler. Allora, quello che il mio amico avrebbe dovuto rispondere, quello che il mio amico avrebbe dovuto dire era: sì, ok, il fatto è che fra il primo e il secondo appuntamento è passata una settimana, ed è possibile che io in questa settimana l'abbia detto a, vogliamo dire, ogni singola persona che conosco su questo pianeta? Diciamo, questo è quello che avrebbe dovuto rispondere. Quello che invece ha risposto è stato: ok, quindi stacco. Due giorni dopo, questo mio amico va in una discoteca, conosce questa ragazza, ed è una discoteca sul mare, e vanno a un certo punto della nottata, vanno in spiaggia a scopare, ok? Tra l'altro, notare che questo tizio nel giro di due giorni ha scopato con due persone diverse, e diventa definitivamente chiaro che non sono io il protagonista della storia, ok? Ma non perché voglio fare il comico umile che dice che non scopa, ma perché io proprio di indole, cioè... Se io scopo giovedì, non uscirei mai il sabato pensando, allora io questa settimana voglio strafare, ok? Cioè io se scopo giovedì, sabato manco esco. Per me la settimana è portata a casa così, ok? Portata a casa così la settimana. E quindi questo mio amico era lì in spiaggia che scopava, e mentre lui era in spiaggia che scopava, contemporaneamente la sua scopa amica era in un locale in città, e nel tavolo a fianco c'erano gli amici del suo scopo. È molto difficile raccontare questa storia senza dire un nome, quindi chiamiamolo Marco, ok? Che peraltro è il vero nome del mio amico. Comunque, la sua scopa amica era in questo locale, il tavolo a fianco c'erano degli amici di Marco che stavano parlando della sua nuova scopa amicizia, ok? E nel tavolo a fianco lei sente tutto, va bene? Quindi torna a casa incazzata nera. Mentre sta tornando a casa in cazzetta nera, scrive un messaggio a Marco. E nel frattempo Marco, il mio amico, era in spiaggia che scopava, ok? Ad un certo punto si fa l'alba, e quindi lui torna a casa, e quando si fa l'alba, mentre tornava a casa, prende il telefono e scopre che vede che ha il messaggio della sua scopa amica. Lui aveva appena finito di scopare e apre questo messaggio con scritto: pensavi che io non l'avrei mai scoperto, e invece l'ho già scoperto. Il mio amico pensa: ho una cimice sul cazzo, perché non può essere altrimenti. Non può essere che abbia già scoperto questa cosa, perché non aveva la minima idea di quello che era successo. E ora questa storia finisce qui, cioè Marco non ha mai saputo, cioè non ha mai risposto a questo messaggio, ok? Non ha mai risposto ed è finita lì. Però con questo cosa voglio dire? Cioè che nelle scopo amicizie si creano tensioni sempre, anche quando non ce n'è bisogno, ok? Ma la cosa divertente è che Marco mi ha raccontato questa storia e mi ha detto: Ale, io te la dico, però per favore non dirla sul palco. E io gli ho detto: ok, va bene. Più o meno è andata così. Ma sì, insomma, le relazioni sono complicate. La vita da single forse per gli uomini è un po' più semplice. La vita degli uomini da single è un po' più semplice. Cioè, l'unico problema di un uomo single è questa cosa che ti devi fare tipo 40 bidet al giorno, altrimenti non sei tranquillo. Cioè, ogni volta che esci di casa, esci 40 volte di casa, ti fai 40 bidet. Perché quando sei un uomo single c'è sempre questa cosa che non si sa mai. Il pompino fuori programma, no? C'è sempre questa idea, no? Ma tipo, anche se stai portando fuori l'umido, tipo, fammi stare tranquillo, non si sa mai. Non si sa mai. Cioè, quando sei un uomo single non sei una persona, sei un pene che si aggira per la città sperando di essere succhiato. Questo è un pene profumatissimo, per carità, ma pur sempre un pene, pur sempre un pene. Questo è. Ma è complicato, e il sesso è complicato. Il sesso è complicato, e io poi ho questa cosa che non so se gli uomini in sala hanno, qualcuno ha questo problema. Io ho questa cosa che prima di fare sesso non so mai se durerò 30 secondi o 4 ore. Non ho vie di mezzo, non lo so perché. C'ho questa roba, cioè, ma la cosa divertente è che ho scoperto che se proprio devono scegliere le ragazze fra 30 secondi e 4 ore, preferiscono 30 secondi, cioè, o almeno con me, almeno. Ma perché le ragazze dicono: vabbè, che problema c'è se duri poco? Lo rifacciamo. Beh, certo, com'è? Come ho fatto a non pensarci? Com'è che non mi è venuto in mente questa cosa? Perché, allora, il problema è che per un uomo fare sesso due volte di seguito è un po' come... Sai quando hai molta sete
E tipo stai bevendo un bicchiere d'acqua e pensi, vabbè, ma con la sete che ho, come minimo dopo vorrò un secondo bicchiere d'acqua, come minimo. Poi finisci il bicchiere, ti riempi il secondo bicchiere, a metà del secondo bicchiere pensi, no, in realtà non volevo un secondo bicchiere d'acqua. Più o meno la sensazione è quella, ok? Più o meno è quella. Con le seghe è completamente diverso. Le seghe sono più tipo le patatine in busta, una tira l'altra. E all'improvviso hai passato l'intero pomeriggio sul divano a mangiare patatine in busta, all'improvviso. È complicato, il sesso è complicato, ma ho scoperto che si imparano un sacco di cose. Si parlano un sacco di cose se parli con le persone giuste sul sesso. Tipo, da poco stavo parlando con questa mia amica che fa la sessuologa, ok? E parlando con questa mia amica ho scoperto che esiste l'erezione del clitoride. Fra gli uomini, quanti di voi sapevano che esiste l'erezione del clitoride? Uno, che è un medico probabilmente. C'è un medico in sala, se qualcuno sta male c'è un medico in sala. Nessun altro. Tu in questo momento hai la fascia di uno che non sapeva proprio del clitoride, quindi figurati l'erezione del clitoride. Ho scoperto questa cosa, ma ora che l'ho scoperta ha perfettamente senso. Cioè, quindi quello che mi spiazza non è l'erezione del clitoride in sé, quello che mi spiazza è che io non lo sapevo, questo mi spiazza. Cioè, non lo so, o nella mia vita ho sempre visto solo clitoridi mosci. Oppure ho sempre visto solo clitoridi duri e ho dato per scontato che fossero così tutto il tempo, anche quando non passavo da quelle parti. Non lo so, ma praticamente questa mia amica mi dice questa cosa dell'erezione del clitoride e io gli ho detto, ma sai che io questa cosa dell'erezione del clitoride non la sapevo? E lei mi fa, ma come non lo sapevi, ma scusa, ma allora come pensavi che funzionasse cosa, precisamente? Cosa doveva funzionare? Cioè, non funziona così. Cioè, non è che stai scopando con una ragazza all'improvviso le si ammoscia il clitoride e interrompete la scopata con lei che ti guarda imbarazzata e dice, guarda, ti giuro, la prima volta che mi succede. E io che le dico, ma sai che potresti avere problemi cardiocircolatori? Ragazzi, stanotte è stato fantastico, grazie davvero, siete stati fantastici. Grazie mille davvero. Grazie davvero.